radio, siamo a Ravenna, siamo a fare conti con Fabio. Benvenuti su RA Radio, siamo a Ravenna, siamo a fare i conti con l'ambiente. Oggi intervistiamo Nicola Scanferla per InnovaSump. Ci parli di InnovaSump, cos'è, di cosa si occupa? Allora, InnovaSump è un progetto europeo al quale stiamo partecipando come città di Ravenna insieme ad altre città della Comunità Europea e serve per accompagnarci a definire meglio le nostre azioni, le nostre strategie nell'ambito di quello che è il nostro piano urbano della mobilità sostenibile, ma avrà un momento di confronto ovviamente con i tecnici colleghi delle altre città che partecipano al medesimo progetto e poi una successiva fase di divulgazione di queste best practice, quindi di buone pratiche e di azioni che abbiamo messo in campo diffondendole su tutto il territorio della Comunità Europea. A livello europeo, qual è la fotografia relativa alla mobilità sostenibile? Dunque, diciamo che chi più chi meno, a secondo del tipo di background culturale, ormai nessuno può fare più a meno di un punto di vista sostenibile che riguardi la mobilità. Naturalmente, prima l'ho sottolineato durante l'intervento, io, come è giusto dire, la sostenibilità va vista sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ma anche della sostenibilità sociale, quindi rivolta ai cittadini, e della sostenibilità economica, quindi piani sviluppati correttamente con l'apporto di delle giuste risorse economiche. Quali sono i maggiori progetti che portate avanti sempre a livello europeo? A livello europeo, oltre il InnovaSump, che è il progetto che lanciamo oggi, c'è un altro progetto che si chiama Locations e che in collaborazione con l'autorità portuale e la Regione Emilia-Romagna, che sono partner associati, vede il Comune di Ravenna impegnato nel redigere un low carbon transport plan, quindi un piano dei trasporti a basse emissioni di carbonio che riguarda le città con destinazione di crociera, quindi una cosa dedicata al turismo, agli attracchi delle crociere, quindi la presenza della Regione Emilia-Romagna, del quale siamo unico porto, e dell'autorità portuale, quindi interessata evidentemente, ci fa un grande piacere il fatto che siano lì partner associati. Trovate delle criticità a livello operativo quando dovete proporre dei progetti? Lo dicevo prima, l'aspetto partecipativo di questi piani è sempre molto difficile, perché proporre alle persone la partecipazione a sviluppare piani che abbiano una cadenza decennale non è mai un'impresa semplice. L'altro aspetto è che la definizione, come dicevo prima, delle risorse da mettere a disposizione per fare piani decennali è un'attività di un impegno non indifferente, non ultimo il fatto dei tempi che non sono particolarmente larghi, i tempi naturalmente che sono stati dati dalla Regione per la redazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, che ci vedono impegnati a rincorrere questa data di dicembre 2017 per approvare il nostro piano, ma sono fiducioso. Come lo vede quindi il futuro secondo lei? Sempre bene, sempre rosa, sempre sostenibile, e oggi è la dimostrazione che questo è possibile, c'è la presenza di tanti colleghi, di tanti liberi professionisti che sono venuti perché c'era la possibilità di prendere i crediti formativi, ma io credo che un confronto con loro sia necessario, indispensabile, perché ovviamente la sostenibilità la fa una comunità, non la fa né un comune né il singolo, quindi questo è un impegno che dobbiamo avere come comunità.